Ciao, bentornati sul nostro canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo Svuota la spesa Eurospin. È la seconda spesa del mese e adesso vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Per prima cosa ho preso una confezione di bottigliette di acqua naturale e una confezione di bottigliette di acqua frizzante. Una confezione di acqua frizzante da 1,5 litri. Poi due pacchi di questi pannolini 3-6 kg per Pia. Due pacchi di amo essere senza glutine Fusilli. E due pacchi di amo essere senza glutine Penne rigate. E due pacchi di spaghetti, ma di spaghetti, mais e riso, come le penne e i fusilli. I Cornon Flakes da 750 grammi, due Nutelle bicolore, due crema bigusto, nocciole latte buonissima, un pacco di pan brioche da 500 grammi che è in offerta fino al 3 marzo, una confezione di croissant salati al sesamo per Giorgia che andrà in gita. E quindi glieli farcirò così se li porterà dietro. Una confezione da 10 croissant al cioccolato e una con crema pasticcera. Due confezioni di farci milk da mettere nei sacchettini di Gabriele, ne farò poi uno con una briochina senza glutine per lui, invece gli altri bambini non hanno allergie, perciò possono mangiare questi qui. Una confezione di muesli croccante alla frutta e una al cioccolato e nocciole. Una confezione di pane per hamburger, sempre per Giorgia per quando andrà in gita. Due confezioni di pan carré per la merenda, per fare pane marmellata, pane Nutella. Una confezione di Scottex, anche questo qui in offerta fino al 3. Due confezioni di pomodori Piccadilly, che però abbiamo già mangiato a pranzo. Due confezioni di ananas a fette. Una confezione di sacchetti neri per buttare via i vestiti che non vogliamo più per portarli alla Caritas. Due confezioni di pesche sciroppate, i succhi abbiamo ripreso l'arancia rossa e l'ace, poi abbiamo provato il 100% succo arancia, che però se non erro l'avevamo già preso ed è un po' amarognolo, aspro diciamo. Questa insalata mista da 200 grammi la mangerò io giovedì che sono da sola perché si fermano tutti a scuola a mangiare. Due confezioni di misticanza. E due confezioni di insalata mista da 500 grammi, uno l'abbiamo mangiata a pranzo con i pomodori. Due confezioni di edamame raffette in offerta. Due confezioni di cotolette di pollo, una l'abbiamo mangiata a pranzo. Due broccoli che io adoro, anche questi in offerta, 0,99. Due yogurt bianco magro da 500 grammi, due di albume d'uovo, una di olio di oliva, anche questo qui in offerta 2,79, una carrellata di marmellate, ne abbiamo prese due alla fragola, una alla pesca, una all'albicocca, una alla ciliegia e due frutti di bosco. Le prendo volentieri perché sono buone e sono senza glutine. Adesso vi faccio vedere. Se magari metti a fuoco sarebbe meglio. Ecco. Ah, anche le marmellate sono in offerta 0,79. Ed è per questo che ne ho prese un pochettino di più, perché di solito ne prendo uno o due vasetti, ma visto che erano in offerta ne ho presa qualcuno in più. Dei cetrioli, che sono carinissimi perché erano piccolini.
3 bottiglie di passata di pomodoro e 3 di polpa di pomodoro a pezzetti. Per Pia ho preso la crema, il bagno e l'olio per il corpo. Il caffè per mio marito, gli ho preso questo qui. 9 scatolette per i gatti. Ho preso i succhi sempre da mettere nei sacchettini per il compleanno di Gabriele, ne ho preso una confezione all'ace e 2 alla pera. Ho preso 2 confezioni di cannelloni di carne surgelati da fare il giorno del compleanno di Gabriele per noi e per lui, li prenderò qua in parafarmacia così da fare qualche cosa di diverso. 4 confezioni di hamburger di suino, questi qui vedete sono senza glutine, e 2 confezioni le hanno già mangiate a pranzo e 2 rimangono da mangiare per un'altra volta. Poi ho preso un minestrone da fare alla sera ancora fino a, diciamo, marzo, si può ancora fare. E poi una confezione di cannelloni ricotta e spinaci, mi è venuta voglia di cannelloni come avrete potuto notare, e questi qui li mangerò io domani, ma li vedrete bene nel cosa mangio in un giorno che registrerò domani e poi pubblicherò sul canale. Vi faccio vedere lo scontrino, visto che non vi ho messo i prezzi, non ve li ho detti. In tutto ho speso 112,45. Il video comunque è finito. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!